che è giusto. E io non posso che a questo punto presentarne uno e ringraziarlo veramente, perché lui è sempre presente, non chiede nulla per essere presente e per portare la sua idea e la sua chiaramente testimonianza. Pronto? Pronto? Allora, volevo dire questo, che la Costituzione non è nata come Parlamento. La Costituzione non nasce come l'Assemblea dei Costituenti, non nasce in mezzo alla politica e palazzo. La Costituzione non nasce nell'idea anche un po' di slacca degli inciuci politici dei vari partiti. La Costituzione è nata a Montesole a Mazzabotto il 29 settembre del 1944, quando le truppe naziste della divisione Panzer Grenadier uccisero 760 persone. E non erano partigiani, erano vecchi, donne, bambini. La Costituzione è nata a Sant'Anna di Stazzema, dove, a differenza di quello che ci ha spiegato, diciamo in un film, in un brutto film che si chiama Miracolo a Sant'Anna di Stazzema, i nazisti non sono andati a Sant'Anna per fare una punizione ai partigiani, ai resistenti, che non erano a Sant'Anna di Stazzema, ma erano ad almeno 115 km di distanza. A Sant'Anna di Stazzema, 560 morti, alla fine hanno ucciso dei bambini, una piccola chiamata Anna Pardini che aveva soltanto 3 mesi, e poi altri piccoli bambini e vecchi e donne. Gli uomini non li hanno trovati. La Costituzione è nata a Vinca, a Fivizzano, è nata in Piazzale Loreto, quando i nazisti uccisero 15 detenuti politici presi e portati qui, a, appunto a pochi chilometri di distanza, a Piazzale Loreto, il 10 agosto del 1944. La Costituzione è nata anche in centinaia e centinaia di altri borghi, in quello che Piero Calamandrei ha diciamo ricordato nel suo Lo avrai camerata Kesselring, quei borghi inermi straziati dal tuo sterminio, i borghi inermi straziati dal tuo sterminio, forse bisognerebbe dirli, raccontarli. Ecco, quindi tutte le volte che noi parliamo di Costituzione parliamo di una storia che viene dal passato, ma come diceva anche poco fa una persona che era qui, diceva che appunto la memoria deve essere memoria non del passato ma memoria del futuro, memoria quantomeno del presente, sarebbe già molto. Ecco perché è molto importante ricordare. Come diceva Ray Bradbury in Fahrenheit 451, e noi saremo in grado di ricordare una tal numero di cose che un giorno seppelliremo la guerra. E ricordare non significa ricordare solo il passato, ma ricordare significa raccontare queste storie come se fossero storie di oggi o fosse storie di domani, perché tutte quelle stragi in tempo di guerra sono diventate anche stragi in tempo di pace. Le stragi sono proseguite anche a pochi chilometri dall'Italia, nei Balcani, e continuano ancora oggi in tutte le parti del mondo dove ci sono le guerre e dove un uomo calpesta la dignità di un altro uomo. Io ho un sogno e mi piacerebbe che un qualsiasi partito politico, invece di, come dire, andare avanti a discutere anche di cose importanti, ma a discutere di punti programmatici,
di grandi strategie, decidesse un giorno di compiere una scelta, che è una scelta coraggiosa, il giorno in cui un partito politico si possa presentare agli elettori con un programma soltanto, la Costituzione italiana. Non c'è bisogno, è scritto tutto lì, ragazzi, non c'è bisogno di niente, di fare punti programmatici, la difesa del lavoro, la difesa della dignità, è tutto scritto lì ed è stato scritto da persone che hanno dato la possibilità a noi oggi di parlare, e qui fuori nessuna guardia armata, nessuna milizia armata ci può sciogliere, perché siamo ancora, spero, per un po' in democrazia. Grazie a tutti e buon 25 aprile, che è l'unica risposta politica all'oblio. Grazie.